professor Di Freddi al terzo appuntamento di Parlare Futuro. La sua lectio magistralis era titolata Uno scherzo da preti. In cosa consiste? Beh, abbiamo parlato in realtà del concordato, partendo un po' da lontana, cioè far capire come i rapporti fra Stato e Chiesa in realtà non sono tipici soltanto del nostro paese o del nostro tempo, ma in realtà risalgono fin dall'antichità ai rapporti fra la politica e la religione. Ma poi nel caso più specifico si tratta di vedere che cosa diceva il concordato del 1929, il trattato che c'è stato anche con lo Stato del Vaticano, la convenzione finanziaria, eccetera. Poi quello che è rimasto dopo la guerra mondiale nella Costituzione, il famoso articolo 7 che ha recepito questo concordato. E poi i cambiamenti in parte cosmetici, in qualche caso anche essenziali, che sono stati fatti da Craxi nel 1984. Perché poi in realtà i rapporti fra Stato e Chiesa oggi da noi sono ancora regolati proprio da questo concordato, sia pure nella forma rivista nell'84, che però lascia per esempio allo Stato l'obbligo di finanziare l'insegnamento religioso, che però è scelto semplicemente dai vescovi. C'è una situazione paradossale in cui lo Stato paga gli insegnanti che i vescovi decidono che vadano a insegnare religione. È una situazione molto anomala, la stessa cosa per l'8 per 1000, cioè il fatto che i cittadini debbano pagare forzatamente il finanziamento alla Chiesa o in generale alle istituzioni religiose. Quindi uno Stato laico dovrebbe tornare semplicemente agli ideali del Risorgimento. Libera Chiesa in libero Stato. La Chiesa può ovviamente finanziare l'insegnamento religioso se se lo paga, e può finanziare il clero di nuovo se se lo paga lei. E soprattutto in questi periodi in cui si chiede un'austerità quasi alla popolazione, si chiede di fare sacrifici da una parte per aiutare i bisognosi dall'altra, è una cosa più che degna e giusta. Però insomma, forse i sacrifici dovrebbero essere chiesti soprattutto a coloro che per tanti decenni, per secoli in realtà, no, hanno spolpato le casse dello Stato. Ma di fatto diciamo, lo Stato del Vaticano quanto costa allo Stato italiano? Beh, è molto difficile quantificarlo precisamente, perché ci sono tantissimi aspetti che spesso passano come rivoletti o commi in leggi di qua e di là, però la valutazione è intorno ai 9-10 miliardi per lo Stato e qualche miliardo, 3-4 miliardi per i comuni. I comuni ovviamente soffrono del fatto che gli edifici religiosi non siano soggetti alle tasse sugli edifici, l'IMU, l'ICI di una volta, eccetera. Lo Stato da una parte direttamente immette denari, l'8 per 1000 abbiamo detto, i finanziamenti per esempio a tante istituzioni religiose, dagli ospedali alle scuole, eccetera, e poi soprattutto in parte non incassa una gran parte di denari che invece altre attività dello stesso genere, fatte però non da enti religiosi bensì da enti civili, devono pagare. E quando uno pensa in questi termini si accorge che forse insomma i veri cambiamenti sarebbero quelli. Lei ha definito Papa Francesco un papa che sembra così ecumenico, un papa un finto illuminato. Perché? Ma più che altro credo che la definizione semplice di Papa Francesco sia che è un gesuita. Sappiamo che i gesuiti sono sacerdoti strani, anche all'interno della Chiesa a volte li considerano in questa maniera. In logica noi abbiamo un'espressione che si chiama verità gesuitica, che significa la capacità di dire la verità mentendo o mentire dicendo la verità. E Papa Francesco sembra l'espressione tipica del gesuitismo, al punto che non lo capiscono spesso nemmeno i cardinali che fanno parte del suo sacro collegio. C'è stato in un paio di occasioni un tentativo da parte di alcuni cardinali di chiedere che cosa voleva dire effettivamente, per esempio nel caso della comunione ai divorziati. Spesso non lo capiscono i fedeli, forse il gesuita non è la persona più adatta per fare il Papa, ma... Però insomma, se lo scelgono loro, quelli sono fatti interni. No? Il terzo appuntamento di Parlare Futuro con Pier Giorgio Di Freddi, il titolo del suo intervento, Uno scherzo da preti. Abbiamo parlato del concordato, di quanto lo Stato del Vaticano pesa sulle casse
dello Stato italiano. Il problema di fondo del concordato, cioè l'aver riconosciuto comunque lo Stato del Vaticano, quindi in qualche modo aver riconosciuto praticamente al Papa, oltre che il suo potere spirituale, il suo potere temporale. Abbiamo affidato al professor Odifreddi la fase apollinea della nostra rassegna, anche consci che nonostante diciamo il fil rouge di questa ottava edizione sia la follia, sicuramente diciamo l'uomo ha anche bisogno della ragione per salvaguardarsi dall'angoscia dell'imprevedibile. La prossima settimana abbiamo ben 3 appuntamenti, siamo il 24 di gennaio a Villa Murri a Porto Sant'Elpidio con Franco Arminio e un intervento titolato Resteranno i canti. Il 25 di gennaio, venerdì 25 gennaio, siamo a Loreto con Marcello Veneziano e la sua Alexio sui miti. E invece sabato 26 di gennaio saremo a Sarnano con un intervento del professor Paolo Crepè sulla passione. Vi aspettiamo come sempre numerosi. Grazie.